Mercoledì 11 marzo 2020. Io sono Dario Colombo. Io sono Gabriele Perrone e questo è il buongiorno di Parole di Management. Si è conclusa un'altra giornata davvero molto difficile per il nostro paese, ma ormai potremmo dire davvero per tutta Europa. Il coronavirus è il tema che purtroppo continua a tenere banco e altissimo l'interesse, sia per l'emergenza sanitaria sia per l'emergenza economica. Le ultime notizie ci dicono che al nord i governatori e gli amministratori locali chiedono di chiudere tutte le attività per evitare un collasso. Insomma, abbiamo 10 giorni di tempo per risolvere o per prendere una decisione importante, perché poi dopo le cose si faranno davvero molto molto drammatiche. Anche oggi Gabriele Perrone ci ascolta e partecipa a questo Buongiorno Parole di Management in remoto, come d'altra parte anch'io lavoro non in redazione ma da remoto. Buongiorno Gabriele. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, come diceva Dario, appunto l'Italia e soprattutto la regione Lombardia adesso sono tutte zona rossa e le imprese sono chiuse, per la maggior parte si cerca di lavorare da remoto. Mi ha colpito soprattutto la decisione delle aziende di ristorazione a Milano che, dopo aver cercato di restare aperte negli scorsi giorni, alla fine hanno deciso invece di chiudere per la maggior parte. Quindi si è passati, diciamo, da quello slogan Milano riparte a un altro slogan che lo stesso assessore del Comune di Milano, Cristina Tajani, ha usato su LinkedIn, che è Milano cambia ritmo. Ecco, questo è abbastanza simbolico del fatto che alla fine anche delle imprese come appunto ristoranti e bar che già dovevano chiudere dalle 18 alla fine abbiano capito che la situazione è davvero davvero molto molto grave e quindi sia necessario che tutti si faccia la propria parte. Sì, diciamo che vogliamo andare verso un modello one dove si terranno aperti solo alimentari e farmacie, insomma i posti di prima necessità, che ovviamente non possono chiudere, non tutto si può fermare. Ci sono i dati ovviamente che ci portano a invocare questo modello. Ieri ci sono stati meno casi di lunedì, quindi magari sono anche le misure molto restrittive che sono state adottate. Purtroppo ci sono stati più morti, è il record e ci dispiace parlare di questi aspetti ovviamente dall'inizio del contagio. Io non vorrei che però sia anche la conseguenza del fatto che il processo di ospedalizzazione ormai stia diventando sempre più complicato. Anche sui giornali se ne parlano, ci sono interviste drammatiche di medici nella terapia intensiva. E nel frattempo però il presidente Conte sta lavorando a un decreto che dovrebbe consentire maggiore autonomia alle regioni. Siamo in una situazione, l'abbiamo detto anche negli altri giorni, in cui c'è una leadership davvero un pochino confusa, ci sono varie invocazioni da parte di politici. Noi con Parole di Management venerdì ne parleremo nella prima puntata di PDM Talk e affronteremo il tema della leadership anche in questi scenari. Il tema della leadership certamente, come diceva Dario, è molto importante. Noi non abbiamo avuto probabilmente dei buonissimi esempi recentemente anche dal punto di vista della comunicazione. Ricordiamo quello che è successo il weekend scorso con la fuga di persone da Milano dopo appunto che era stato diffuso la bozza del decreto. Intanto il governo si muove, c'è un pacchetto di misure con permessi per i lavoratori, permessi straordinari, retribuiti, la sospensione anche delle rate di mutui e prestiti, voucher per i babysitter, perché appunto sia le famiglie che le imprese sono molto in difficoltà. Ci sarà, ecco, ovviamente una situazione difficile, una crisi economica certa, si deve capire quanto questa sarà importante, quanto sarà contagiosa. Ecco, magari mi chiedo se le misure prese ad oggi siano funzionali oppure siano una goccia nell'acqua.
Ah beh, c'è di buono che non siamo soli, nel senso che l'Europa comunque ha capito la gravità della situazione. Ieri la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha detto che arriveranno subito 25 miliardi di aiuti per le imprese per evitare uno shock come quello del 2008. Quindi comunque da parte di Bruxelles c'è un segnale economico forte. Anche il presidente del Parlamento europeo, l'italiano David Sassoli, ha accolto molto positivamente questa notizia. E tutti i paesi saranno interessati da queste misure, tutti i paesi, anche perché se diamo uno sguardo all'estero, l'Italia non è l'unica, probabilmente anzi si è svegliata prima degli altri paesi, perché stanno aumentando i casi in Francia, per esempio, che è molto vicino a noi, ma non solo, anche dall'altra parte dell'oceano. Oggi la CNN apre sul fatto che sono raddoppiati i casi negli Stati Uniti in 3 giorni e hanno raggiunto oltre 1.000 contagi. Poi sappiamo bene la diversa situazione delle cure e dell'accesso alla sanità nei nostri paesi. Beh, intanto il mondo ci sta praticamente isolando, perché diversi paesi come Spagna, Danimarca, Albania, Marocco, Tunisia, Turchia, ma l'elenco è in costante aggiornamento, ha interrotto la maggior parte di voli da e per l'Italia, e varie compagnie lo stanno facendo. Insomma, le ripercussioni sul turismo, per esempio, sono drammatiche. Ma visto che segui in particolare la politica americana e le presidenziali del 2020, ti chiedo se secondo te questo fenomeno, questa situazione possa influire, visto che Trump ha una posizione molto netta, ma non so le posizioni dei suoi avversari che adesso si stanno delineando. Beh, sì, potrebbe essere una bomba a orologeria che scoppia nelle mani di Trump, perché sappiamo che lui recentemente ha sempre minimizzato l'emergenza coronavirus, l'ha quasi definita una bufala, e se adesso invece dovesse dilagare negli Stati Uniti, proprio in vista delle presidenziali di novembre, sarebbe un boomerang per lui. I democratici da questo punto di vista sono più cauti. Tra l'altro, proprio stanotte c'è stata un'importante novità, perché Joe Biden è sempre più in lizza, insomma, per sfidare Trump alla Casa Bianca, perché ha vinto anche in altri stati, dopo già averlo fatto settimana scorsa. Sono suoi adesso anche il Mississippi, il Missouri, ma anche lo stato del Michigan, che è molto importante, con 125 delegati, e quindi Bernie Sanders ormai è destinato, diciamo, ad arrivare secondo nella corsa dei democratici. Quindi Biden, l'ex vicepresidente di Obama, dovrebbe essere lo sfidante di Trump. Prima parlavamo di leadership e c'è una notizia, una proposta che arriva dal ministro degli esteri Di Maio, che ha ipotizzato di importare dei medici dalla Cina, dopo quella di importare anche degli strumenti per far fronte alla crisi. Ecco, non so quanto questo possa giovare al nostro paese, più che altro perché abbiamo dei sistemi sanitari molto diversi. Oggi noi abbiamo dei medici, degli infermieri che stanno veramente dando tutto quello che hanno, turni massacranti, ma purtroppo sono anche tra i primi a essere infettati. Noi, come dicevi anche tu, Gabriele, prima, ci siamo subito movimentati, mossi per far fronte a questa situazione. Mi chiedo se questa è una scelta da leader, oppure non sia una scelta di pancia, che forse in questo momento non sia l'ideale. Ma io forse la definirei una sorta di giro di valzer, nel senso che sappiamo che l'Italia, quando ancora l'emergenza non era così, così grave, aveva chiuso i voli da e per la Cina. Questa è stata in realtà una decisione dal punto di vista economico e di relazioni con la Cina grave, perché appunto è un paese con cui avevamo
stipulato anche il famoso accordo della Via della Seta. E ecco, i cinesi sono un popolo dalla memoria molto lunga e probabilmente ecco, ce la faranno pagare, diciamo, questa decisione. Allora forse Di Maio sta cercando di rimediare a quell'azione, probabilmente, ecco, io la vedo così. Ma allora, vorrei chiudere anche con delle notizie positive, perché l'azienda di Assorin, che anche noi conosciamo, perché abbiamo è italiana, abbiamo intervistato in alcune occasioni, ha partecipato anche nei nostri eventi, ha completato gli studi all'interno di alcuni ospedali italiani per arrivare già a fine marzo per mettere a disposizione delle strutture un test molecolare per identificare il Covid-19 in davvero poche ore. E poi dalla Cina, giusto per rimanere in tema, arrivano notizie positive. Quindi sempre da prendere con le dovute cautele, però anche il presidente Xi Jinping ha fatto la visita a Wuhan, e non si sa se poi è solo un messaggio per dire alla nazione, al mondo, che la situazione ormai è sotto controllo, sappiamo cosa succede in Cina. E poi volevo dare quest'ultima, purtroppo siamo davvero fuori tempo massimo, il ponte, l'ex ponte Morandi, sappiamo appunto crollato, questa grande tragedia che ha colpito Genova, il nostro paese, il nuovo ponte è stato portato a termine per quanto riguarda il posizionamento di una campata da 100 metri sul nuovo viadotto del Polcevera, quindi insomma ci sono delle buone notizie, attacchiamoci a queste. Bene, certamente. Va bene, quindi Dario, mi sembra di capire che il nostro tempo a disposizione sia finito. Il tempo è finito, io per oggi vi saluto, vi ringrazio di averci ascoltato e vi auguro una buona giornata. Grazie anche da parte mia, a presto.